ringraziare anche un po' per quella che è la situazione più nuova dal punto di vista societario, di parlare di quello che è l'approdo di Marotta con i colori nero-azzurri. Marotta è praticamente quasi ufficiale, manca solo l'ufficialità sulla carta, nuovo amministratore delegato per quel che riguarda l'Inter con delega alla parte sportiva. Antonello rimarrà nel suo ruolo chiaramente per la parte amministrativa, poi c'è Piero Ausilio che rimane nel suo ruolo di direttore sportivo, bisognerà capire anche come si integrerà in questo senso con lo stesso Marotta. Partiamo allora merito a questo tema. Alessandro Ranieri, voglio sapere se è la scelta giusta per l'Inter, se riuscirà in questo modo, grazie anche a Marotta, a ridurre il gap con l'Inter e anche un po' come si interfaccerà con Piero Ausilio. Ma andiamo con ordine, per quanto riguarda... Tra tante domande, sì, no, infatti, non ho studiato, perciò cerco di rispondere. No, per quanto riguarda dal punto di vista dell'organigramma, mi sembra che già avendo avuto questo tipo di esperienza con Paratici a Torino, penso che possa essere una soluzione assolutamente compatibile con quelle che sono le reali funzioni che svolge Ausilio. Cioè Ausilio o più per quanto concerne tanto la parte... Questa è la grafica che ci dà, diciamo, sì, l'organigramma sì, sì. Diciamo che come avevamo almeno nelle precedenti trasmissioni, mi sembra che sia Gardini un po' più sottodimensionato rispetto a quella che era l'attuale situazione dell'Inter, quindi ritengo che dal mio punto di vista Marotta, che ha dimostrato a Torino di fare benissimo, possa tranquillamente interagire con Ausilio. Per quanto concerne il gap, penso che insomma non abbia la bacchetta magica, nel senso che la Juventus, se le cose dovessero continuare così, rimane per me la favorita. Come tu sai, io insomma, se devo spendere una parola, faccio la squadra del mio cuore che è il Napoli. Sì, ne avremo modo di parlare della Napoli, tra l'altro. Però dico, poi il 26 dicembre c'è anche... De Laurentiis parla tantissimo ultimamente, no? Si espone in prima linea. Parla tanto, però poi insomma... Però poi devo aspettare un attimo. Gli amici della curva, poi... Poi ci racconterai anche, magari se hai qualche indiscrezione, in merito... Sì, all'arrivo di questo top player di giugno. Molto, cioè poco segreto la cosa, Cavani c'ha la famiglia a Napoli, quindi il presidente sta, come si dice in gergo, facendo un po' il piangina, sperando che Cavani si riduca possa, un po' l'ingaggio. Sì, dimezzarsi, questo è il termine preciso. Di un pochino, insomma. Però tornando all'Inter, il 26 appunto c'è anche poi questo Inter-Napoli, che forse dirà un po' chi può fare da secondo incomodo, però ritengo che Marotta cercherà di fare il possibile in funzione di quelli che saranno i mezzi finanziari che gli avranno messi a disposizione. Certamente mi risulta, insomma, parlando con qualche collega che opera con la Spagna, che Modric in questo momento non stia facendo i salti di gioia, quindi questo potrebbe essere un biglietto da visita. È anche vero che magari Alessandro Ranieri è un po' difficile magari vederlo a gennaio, forse anche per il discorso che Real Madrid comunque in generale non sta andando benissimo, quindi magari non so se Florentino Il discorso potrebbe essere poi, insomma, è un po' lo stesso per Cavani, no? Sì. Cavani per esempio, se le cose non dovessero andare bene in Champions, potrebbe quindi poi scegliere di venire a Napoli. Il Real ormai quasi di fatto nel girone con la Roma ho trovato la qualificazione, Solari sta facendo bene, però insomma Modric ha fatto più riprese capire che si unirebbe tranquillamente a Brozovic e Perisic per ricostituire un po' l'asse della nazionale che ha fatto così bene ai mondiali. Questo insomma, beh, diciamo per rispondere alle tue domande. Esatto, questo potrebbe essere anche un incentivo in insomma questo tipo di rapporto tra di loro. Chiaramente poi l'Inter di Spalletti sta facendo bene, perché comunque ricordiamo si trova a meno 9 dalla vetta, cioè dalla Juventus, anche con la debacle contro l'Atalanta, tanto per una squadra fortissima. Ma ritornando all'organigramma, Gianluca Savoldi, all'arrivo di Marotta. Dal punto di vista del mercato, può dare quell'apporto in più? Può essere la persona chiave per fare quel salto di qualità ancora in più? Ma io credo di sì, Marotta è un valore aggiunto sicuramente, su questo credo che sia, almeno questo secondo il mio parere, indiscutibile. È chiaro che in questo momento tutti pensano all'ultimo Marotta, quindi a quello che... ha delegato molto a Paratici, che tra l'altro stimo tantissimo ed è bravissimo indubbiamente, però non dimentichiamoci che però Marotta nasce direttore sportivo, quindi non è che Marotta non sappia fare mercato, esatto. Quindi diciamo che poi nella sua crescita professionale è arrivato a fare cose anche più importanti, però questo non significa che non possa dare quel contributo di cui tu mi chiedevi, e quindi dal punto di vista proprio prettamente tecnico
anche all'Inter. È un uomo di calcio e con le spalle larghe, con una grande esperienza e una grande competenza, credo che all'Inter possa fare solo bene. Poi, come sempre nel calcio si sa, non c'è niente di matematico. Di sicuro, quindi, no, qui. Chiaramente no, bisogna sempre poi vedere cosa succede sul campo e su quelli che sul campo di lavoro, proprio in questo caso con Marotta e con tutti ovviamente anche gli altri componenti dell'organigramma, a partire dal presidente Steven Zhang, che però tra l'altro insomma è un presidente molto presente, questo, a differenza di qualche altra proprietà cinese, no? Assolutamente sì, nel senso che mi sembra un po' alla maniera italiana la classica famiglia con disponibilità, dove il papà, che è un po' il protagonista di questo impero familiare, voglia fargli fare tramite l'Inter questa esperienza di natura imprenditoriale. Quindi un ragazzo giovane che ha entusiasmo, che potrebbe trovare nell'Inter un trampolino di lancio per dimostrare poi a livello aziendale all'interno della famiglia di poter aspirare a quelle che possono essere posizioni di vertice. Però, come diceva Gianluca, ci sono effettivamente tutti i presupposti per cercare di fare bene. Però, siccome è già una squadra che è migliorata tanto... E sì, soprattutto con l'arrivo comunque dell'allenatore, no? Perché ha dato quel salto di qualità, inizialmente Spalletti ha fatto la differenza. Poi adesso... Sì, ti dico la verità, insomma, ne commentavamo proprio l'altra volta, è un po' il protagonista di questo salto dell'Inter. A me sì. Le ultime uscite, soprattutto dal punto di vista della comunicazione... Non ti è piaciuto? Non me la, esatto. A cosa ti riferisci in particolare? Ma, insomma, se ha delle lacune le ha lì sotto il profilo della comunicazione. Ma questo sono fatto insomma, che dice, lo sanno tutti che Marotta arriva, invece noi non lo sappiamo, piuttosto che nei confronti della squadra sulle trattative, cioè cerca un po' alla Mourinho di accentrare su di sé l'attenzione, di far passare gli altri come persone che hanno l'anello al naso. Però insomma sul campo nulla da dire, eccezion fatta, come dicevi tu, è stato anche onesto in quella situazione con l'Atalanta, dove nell'ultima partita ero allo stadio, effettivamente mi è sembrato che l'Atalanta fosse in uno stato di grazia, mentre l'Inter ha accusato un po' sia l'impegno in Coppa che questo ottimo percorso fatto in campionato con queste 7 vittorie consecutive. Andiamo a fare un po' il punto allora in casa Inter grazie al nostro servizio, sentiamo. Il giocatore che sta rendendo un po' meno rispetto a quelli che sono i suoi standard è Perisic, che è un giocatore chiave per Luciano Spalletti e non sta rendendo bene. Come mai secondo te, Alessandro? Ma banalmente perché, come accade ogni 4 anni, i giocatori che terminano il mondiale sono un po', come dire, in difficoltà nella prima parte della stagione, quindi questa mi sembra la mia considerazione assolutamente personale. Il giocatore, diciamo, non si sta esprimendo ai livelli ottimi della stagione passata, però non sta facendo neanche... Anche addirittura questo... che si è parlato di Perisic come oggetto di mercato. Sì, ogni tanto è un giocatore che piace certamente tanto a Mourinho, al Manchester, è un giocatore insomma, da campionato inglese, ma non solo, perché secondo me anche in Germania c'è qualche stimatore. Però, ripeto, secondo me qua nelle immagini stiamo vedendo qualche sua perla, non sta facendo... che sia un giocatore di classe, no, di qualità... No, però non sta facendo la differenza, anche perché secondo me è un giocatore che basa molto delle sue qualità anche sulla ottima condizione fisica e quindi, ripeto, per me, non, dovendo un po' recuperare dallo sforzo, cioè ricordiamo che la Croazia ha fatto una serie di supplementari per arrivare poi in finale, può essere un po' in debito d'ossigeno. Gianluca, invece Keita Balde, come lo vedi? Tra poco andiamo con Gianluigi anche a recuperare alcune delle sue dichiarazioni. È stato preso anche questo giocatore, doveva probabilmente fare un po' più la differenza, non la sta facendo. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più, è un giocatore che probabilmente non è ancora riuscito a trovare una giusta collocazione, a relazionarsi bene con i compagni di squadra. In un contesto, in un modello tattico, quello di Spalletti, che sicuramente è abbastanza definito e per cui anche non solo lui, ma anche per esempio Lautaro ha avuto qualche problema. Devo dire che questo non toglie a lui le responsabilità che ha, un giocatore come lui ci si aspetta sicuramente qualcosa di più, però ha sempre avuto le caratteristiche di un giocatore un pochino a fasi alterne, un giocatore
un pochino così, a detta di qualcuno, anarchico, e quindi... Sì, beh, quello lo era già, no? Anche ai tempi della Lazio, lo sapevamo, che ha avuto un caratterino particolare. Gianluigi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Esatto, ha dichiarato che gli è mancata sino a questo momento della sua avventura in nerazzurro un po' di continuità e anche di fiducia. Queste sono state le parole di Keita Balde, che ha parlato a Sport Mediaset. Ha detto che stanno arrivando partite pesanti che potrebbero anche diventare decisive e che ovviamente in casa Inter ne sono consapevoli. Un po' di continuità e fiducia è quello che è mancato, ma si guadagna lavorando bene negli allenamenti e migliorandosi. Ha anche parlato del possibile, anzi sicuro, futuro arrivo di Beppe Marotta nella dirigenza nerazzurra. Se arriva lui o qualsiasi altro, ben venga, uno va in un club pensando a chi c'è adesso. Ah, ok, è abbastanza categorico in questo senso, molto, molto, molto semplice, insomma, giustamente, che arriva in questo momento, sta arrivando Marotta, chiaramente Keita Balde dice che non ha avuto continuità. Andiamo a vedere allora, Gianluigi, insieme, come potrebbe giocare l'Inter contro il Frosinone per capire le scelte di Spalletti. Spalletti, lo sappiamo, è un manager, un allenatore... un allenatore che ha il suo schema e vuole che gli interpreti si adattino un po' di più al suo schema piuttosto che viceversa. Gianluigi. Sì, questa è la formazione che Spalletti dovrebbe scegliere contro il Frosinone. Ci sono alcune scelte obbligate, come quella di schierare D'Ambrosio sulla corsia di destra della difesa, vista l'indisposizione di Scimmie Versalico. Ci sarà Handanovic tra i pali, appunto D'Ambrosio come terzino, con la coppia di centrali Skriniar e De Vrij, anche se c'è la possibilità che poi giochi Miranda al posto dell'olandese in vista della sfida imminente contro il Tottenham. Ma Samoa sulla corsia di sinistra non può essere diversa l'opzione, visto che comunque Dalbert si è recentemente infortunato. Borja Valero e Gagliardini saranno titolari al centro del campo, vista la squalifica occorsa a Marcelo Brozovic, e poi Candreva, João Mario e Perisic alle spalle di Lautaro Martinez, con Mauro Icardi che verrà tenuto appunto a riposo in vista della sfida di Londra, decisiva per il futuro dell'Inter in Champions League proprio contro il Tottenham. Esattamente, Gianluigi, perché poi c'è da pensare anche che la prossima settimana si giocherà la Champions League per tutte le squadre coinvolte, e di conseguenza la stessa Inter farà un po' di turnover in vista di questa partita. Come abbiamo visto, potrebbe essere Lautaro Martinez protagonista come centravanti. Però Gianluca, Lautaro Martinez, come vediamo, Spalletti preferisce schierarlo quando non è disponibile Icardi o quando fa riposare Icardi, in questo caso per la partita che lo aspetterà poi contro il Tottenham. Si giocherà poi tra l'altro fuori casa. Mi sembra che, come dicevi tu prima, adesso tu l'hai chiamato schema, io lo chiamo modello tattico, modello comunque tattico, sistema sì. Di gioco, diciamo, però il senso è quello. Credo che lui veda per questa Inter, perlomeno, perché poi Spalletti è molto bravo, quindi non credo che lo circoscriva, cioè sia per lui un valore, una verità assoluta, però per questa Inter evidentemente vede bene questo tipo di sistema di gioco. E in questo sistema di gioco non vede Martinez come sottopunta, come piace sì, lui chiamarla. Però la vede, sì, farebbe quel ruolo lì. E quindi chiaramente però... potrebbe variare questo tipo di sistema di gioco, ma a questo punto non potrebbe più giocare o con Perisic da una parte o con Politano dall'altra, esatto. Che sono due giocatori di spiccate doti offensive, ma sicuramente che la fase difensiva non la fanno volentierissimo. E questo forse è stato uno dei... forse la lacuna dal mio punto di vista di Perisic fino a questo momento, che non è tanto per quello che non ha fatto in fase offensiva, secondo me, ma forse per quello che non è riuscito a far bene dal punto di vista della fase difensiva, motivo per cui appunto Spalletti cerca sempre di equilibrare in questo senso. Alessandro Ranieri, tu sei d'accordo con Spalletti del fatto di avere questa idea di gioco e comunque mantenerla indipendentemente dagli interpreti? Ti ringrazio la fiducia che mi dai, ma che possa essere, cioè al limite, come diceva Gianluca, il mister conosce la squadra, sa come si allena. No, ma in generale, cerco di risponderti, no? Sì, però mi sembra, come diceva Gianluigi, è abbastanza palese che Keita Balde, cioè io ragiono ovviamente da procuratore, certo. Dice se non gioca in questa situazione che mette João Mario col Frosinone, è normale che il ragazzo non faccia salti di gioia, anche se c'è da dire la verità che secondo me, no, le domande che tu stai ponendo ragioniamo in funzione della Juve, che secondo me è fuori categoria, perché comunque l'Inter sta facendo un ottimo campionato, visto che comunque, tranne la partita con l'Atalanta, sta dimostrando di poter reggere il ritmo di una corazzata come quella bianconera. Però effettivamente, come diceva Gianluca, lui è partito con l'idea di avere Nainggolan e gli possa fare a centrocampo, non la classica funzione da sottopunta, ma un centrocampista, come piace a Spalletti, quella che io chiamo la scuola toscana, no? Vedi Sarri, piuttosto che qualche altro allenatore,
con questo giocatore che poi sia in fase di costruzione che anche in fase di interdizione gli possa garantire invece a Gianluca col certo equilibrio. Esatto, quindi... però loro vogliono, la vedono questo ruolo che poi chiamiamolo, insomma, magari ormai si usa molto chiamarla mezza punta, sottopunta, ma insomma sostanzialmente poi un centrocampo, bravo, invece, bravo, un centrocampo col vertice alto. Bravo, però loro vogliono, almeno in questo caso sicuramente Spalletti, vuole un centrocampista. Sì, esatto. Ma Lautaro Martinez non lo è. Non è un centrocampista. Keita Batel non lo è. Quindi lui vuole un altro tipo di giocatore, esatto. Piuttosto Valero, piuttosto João Mario, ma non una punta. Rieccoci sempre in diretta negli studi di Sport Italia, la seconda parte di Sport Italia Mercato. Al mio fianco c'è Agata Alonso, c'è l'avvocato Andrea Bozza, c'è Simona Marchetti, c'è Andrea D'Amico, Gianluigi Longa Real Touch, Alfredo Pedulla da Roma. Gianlu, riparto velocissimamente da te, ci dai altri temi? Sì, perché abbiamo parlato di Marotta e c'è un parere illustre che sposa la scelta dell'Inter di puntare su Beppe Marotta, è quello di Carlo Ancelotti, che in una lunga intervista ha sicuramente raccontato dei suoi tempi milanisti, facendo riferimento a Berlusconi, di come fosse impossibile per lui dargli del tu, e poi ha sicuramente dato il suo benestare o comunque il suo apprezzamento alla scelta dell'Inter di puntare su Marotta. Ha fatto molto bene alla Juve, è un dirigente serio, capace, farà bene anche all'Inter, è una persona di grande esperienza, un acquisto positivo per i nerazzurri. Quindi anche Ancelotti, diciamo, dà il suo placet sicuramente di valore all'operazione Marotta-Inter. Beh, chi non darebbe il placet all'operazione Marotta-Inter? Andrea D'Amico, hai definito giustamente Ancelotti il top player del Napoli, sì. No? Tutti lo abbiamo definito il più forte allenatore del mondo, tra i più forti in assoluto. Marotta nel suo ruolo credo che sia a quei livelli lì, è un top player. Sì, assolutamente sì, perché comunque ha fatto una carriera molto lunga, e ha fatto la gavetta perché è partito dalla Serie C, poi la Serie B, la tanta Serie A, e poi che dire di un dirigente che vince gli ultimi 7 campionati di fila insieme comunque all'altro gruppo di lavoro, però assolutamente una persona seria, competente, brava, e quindi non lo so i motivi per cui è finita la sua esperienza alla Juventus, però sono contento che abbia subito trovato una squadra altrettanto importante come l'Inter, che probabilmente insomma, ha voluto aumentare la sua squadra dirigenziale già ampia con una professionalità come quella di Beppe, a cui faccio i migliori auguri. Vi aspettavate, Simona Marchetti, avvocato Bozza, la svolta Marotta-Inter? Tutto sommato, è stato tutto anche molto veloce, no? È velocissima, sì, infatti non mi ha stupito più di tanto, a dimostrazione che evidentemente all'Inter c'è un progetto vero, concreto, che si punta su basi solide, per cui mettere in discussione Marotta sarebbe impossibile per tutto quello che ha fatto e per la gavetta, appunto, come dice l'amico che ha fatto, cioè non è arrivato adesso, quindi è una persona sicuramente di valore, di grande conoscenza di calcio, di grande conoscenza di giocatori, che quindi questa è fondamentale ovviamente. Avvocato Bozza. Ma la separazione da Marotta non mi ha sorpreso più di tanto, perché la Juve ormai da anni va verso un modello top club europeo che quindi prescinde un po' anche dagli uomini e continua oltre gli uomini, pensiamo al Real Madrid piuttosto che al Barcellona, altri, certo. Bayern Monaco, hanno cambiato tutti gli nessuno è sostituibile top. In sostanza, no? un po' è questo. Su Marotta all'inizio temevo che fosse quel ruolo che poi che la dirigenza di Suninga aveva disegnato un paio di stagioni fa per Walter Sabatini, cioè una sorta di coordinatore dell'area tecnica tra i due club del gruppo Suninga. Invece con piacere ho notato che questo ruolo si incentra prevalentemente sull'Inter e ha senso. Ha senso per lui e ha senso per lì. Ha molto più senso così rispetto a come era stato per Sabatini, che francamente... Sì. Dove Sabatini non è riuscito, ha fallito tra virgolette, ma non per colpe sue. No, Sabatini, assolutamente, dalla situazione. Molto difficile, qualcosa diverso. Ne sappiamo appunto, avendo assistito anche un allenatore di quel gruppo, però è difficile, Nanchino è una realtà molto diversa, molto lontana. Che allenatore avete assistito? Ma uno a caso. Forse Fabio Capello? Forse. Non lo so. Al di là di questo, no, sono due realtà molto distanti per mille ragioni, ed è difficile immaginarsi, anche, voglio dire, per far fronte anche all'emergenza che una stagione sportiva
ne presenta diverse e essere un po' qua, un po' là, certo, con due programmazioni diametralmente opposte. È impossibile. Arrivo da te, Alfredo, così mi dai le ultime su Rugani Roma, l'indiscrezione che peraltro insomma ci hai annunciato ieri. E vado da Andrea D'Amico, perché prima Alfredo Vedola diceva non mi aspetto, no, un colpo dell'Inter, poi bisogna capire anche il fair play, le disponibilità economiche, eccetera, eccetera. Non mi aspetto un colpo dell'Inter a gennaio. Tu cosa mi dici invece? Arriva Marotta e porta qualcuno oppure si programma per giugno? Io penso che abbia ragione Alfredo, anch'io non mi aspetto quello che viene considerato colpo, poi dopo magari ci possono essere degli aggiustamenti, però mi sembra che l'Inter abbia un organico condiviso dall'allenatore, con la società, insomma sta dando i suoi risultati e quindi penso che continuino con questo zoccolo duro. Tante volte... Sai, chi cambia meno e chi sbaglia meno, nel senso che una squadra affiatata che ha trovato i suoi automatismi, che ha trovato all'interno dello spogliatoio, prima ancora che in campo, un equilibrio, poi dopo a muovere qualcosa che possa essere distonico è sempre magari un rischio. Soprattutto a gennaio. Esatto. È molto più rischioso. Che è un mese molto rischioso. Bisogna capire anche come l'Inter poi arriverà a gennaio. Perché insomma, devi arrivare un giocatore già pronto. Bisogna capire la qualificazione in Champions. O hai delle mancanze di organico importanti. Come per esempio il Milan che adesso ha gli infortunati. E quindi o fai arrivare qualcuno che alzi di molto il livello individuale rispetto a chi c'era prima, però molte volte abbiamo visto anche l'Inter ha cambiato tantissimi giocatori senza avere mai soddisfazione. Verissimo. Quindi tante volte cercare di insistere per ottimizzare il gruppo che hai magari è più appagante. Destruction.